Ok, dopo qualche traballo, scusate, posso iniziare a mostrarvi il punto di oggi, che è il punto popcorn. Io per iniziare lascio le mie catenelle, quindi sciolgo qua il lavoro. Quindi sono una, due. Quindi il mio lavoro a popcorn si lavora sempre con maglia alta e si lavorano comunque 4 maglie. Quindi una l'abbiamo già fatta con le nostre catenelle. E chiudo. Due. Chiudo. E 3, perché la quarta l'abbiamo già creata. Ora, cosa facciamo? Il nostro uncinetto da dietro lo facciamo entrare comunque nella prima catenella che abbiamo lavorato. Ecco qui. E facciamo fare il giro. E tiriamo il nostro, comunque la nostra, la fine della nostra comunque maglia alta di chiusura, quindi tiriamo, è come se gli stessimo facendo un giro. Ecco qui e chiudiamo. Questo è il primo popcorn. Facciamo così. Sperando che la fotocamera non mi crei. Quindi, ora andiamo avanti, lasciamo una, due, tre, quattro catenelle e riprendiamo con le nostre maglie alte, quindi sono una e chiudiamo, due. Chiudiamo, 3 e 4. Io l'uncinetto l'ho voluto inserire da dietro, però voi potete anche lasciare largo, filare l'uncinetto, filare l'uncinetto nella catenella, tirare e chiudere. Però in questo caso mi è rimasta larga perché non l'ho presa bene. Le quattro maglie che abbiamo comunque lavorato devono andarsi a chiudere insieme. Quindi infilo per bene il mio uncinetto, tiro il mio filo che sbucherà fuori dal lavoro e chiuderò. Ehi, ciao. Ok. E vado avanti. Uno, due, tre e quattro. Uno, due, tre. Filo. Tiro e chiudo. Va in rialzo, vedete? Non so chi di voi ha le vecchie copertine da neonato con quelle palline che si vedono sopra in rialzo. Ecco.
È quello che comunque stiamo andando a studiare noi oggi. E quattro, in poche parole, il nostro filo che questo filo qua, noi gli facciamo fare un giro. Ok? Vedete? Creiamo un giro e chiudiamo. Ora ve lo mostrerò nell'ultimo pezzo comunque che c'ho, ve lo mostrerò continuandolo in un lavoro tutto chiuso. Quindi. La difficoltà sta che comunque vi dovete ricordare dove infilare la catenella. Semplice dal mio punto di vista, perché se vi ricordate che avete inserito le quattro maglie in un unico punto, non dovreste trovare difficoltà. Inserisco il mio uncinetto. Ci fate caso, corrisponde la catenella alla maglia creata, prima maglia creata per fare questo lavoro. Tiro e continuo, quindi una, due, di nuovo, tre, una, due, tre. E 4 nello stesso punto, tengo il mio filo alzato, mi controllo le mie 4 maglie alte, inserisco il mio uncinetto nello spazio, vedete che si è creato proprio uno spazio, tiro il mio filo e chiudo e continuo e vado avanti, quindi una, va bene ragazza? Questo è il lavoro che esce fuori col punto popcorn lavorato tra tutte le maglie chiuse e lavorato con spazi alternati, va bene? Dopo questo vi auguro una buona giornata, serata e un ciao ciao!